Eccoci qua, siamo qua con il signor Michele, il famoso Michele, prima di tutto. Ma perché famoso? No, perché comunque sei con noi da un sacco di mesi. Da quanto tempo sei con noi tu, Michele? Allora, praticamente io guardo i video tuoi da inizio anno, quindi ho visto l'inizio dell'anno, ma che ho iniziato a fare corsi e quant'altro dal lockdown. Praticamente ho iniziato con la University e in contemporanea la coaching con Camillo. Ma tu partivi da zero? Praticamente sì, quindi okay. Io ho visto i tuoi video, mi sono rivisto negli errori che facevo, nelle situazioni, nelle brutte situazioni magari dove finiscono il 90% dei ragazzi e gli errori che si fanno, magari troppo sì. Bravo ragazzo, troppe attenzioni. E quindi ho capito che erano giuste le cose che dicevi e ho capito anche che si poteva migliorare poi, che poi dicevi gli errori ma dicevi poi cosa non fare ma cosa fare, e ho cominciato ad applicare praticamente quello che insegnavi e ho visto che funzionava e ho capito che si poteva migliorare. Non è una dote che innata, che ci si nasce o ce l'hai o non ce l'hai, si può migliorare. Cioè, tu quanti ne hai, Michi? Io 33. Ah, come me. Ok, sei di? Io sono vicino a Civitavecchia, praticamente. Ok, allora, Michi, senza porre ulteriori indugi, parliamo pro e contro delle conoscenze di giorno e la sera. Ce ne sono un po'. Ognuno poi è abituato magari a lavorare più in notte, di giorno. Tu dove ti trovi meglio? Io mi trovo meglio di sera. Azzo. Di sera sono più sciolto, diciamo che non mi trovo bene con gli open air diretti, okay. Poi magari sarà anche una questione di esperienza. Io prima del master non avevo mai fatto approcci diurni diretti, di giorno diretti, quindi sempre sì. Approcciato la sera, sempre conoscenze magari anche a caldo o anche a freddo, quindi è per questo che ho forse un po' più di esperienza, sono più sciolto poi. Sì. Ma aspetta un attimo, ma tu partivi da zero anche di sera? Di sera, sì, abbastanza da zero nelle conoscenze a freddo. Di solito a caldo, non avevo mai fatto. Abbastanza da zero. Ok. Allora, partiamo così, partiamo dalla parte di giorno. Difficoltà, quindi contro, che si possono riscontrare, che tu hai riscontrato. Allora, i contro che molte vanno di fretta o realmente non hanno tempo, non è, a volte è anche una scusa, ma realmente stanno perdendo la metro, hanno qualcuno che li aspetta da fare, invitato anche per il lavoro, quindi è difficile. Magari ad alcuni riesci anche a strappare il numero, che magari ti presenti bene nonostante non riesci sì. A fare conversazione. Dicono, sì. È capitato anche altri ragazzi, guarda, fretta, però ti lascio il numero perché si erano presentati bene, magari erano tipi interessanti, sì. Però realmente non c'era stato tempo materiale per la conoscenza. Ok, sì, assolutamente. Contro ci metto anche il fatto che se vai di diretto di giorno, c'è un pelo di pressione in più. Sì, è vero. Le ragazze non se l'aspettano, magari non sono abituate, non la sanno gestire. Sì, molte esatto. Dicono, oddio, che sta succedendo? È capitato l'altro master, anche una ragazza che ha detto una cosa del tipo, ma che è una candy camera? Ah beh, quello è classico. È classico. Frase, proprio, ragazzi, mettetela via, perché questa cosa è una frase di tutti quanti. A me è una frase, non me l'ha successo. Cosa rispondi in genere? No, a me non mi è mai capitato. È successo un altro ragazzo, non so cosa avesse risposto, però... Io sai cosa risponderei, sai cosa faccio rispondere? Una roba molto razionale, congruente, seria, è una roba tipo, no, bene che non lo fa nessuno, però insomma io sono un po' all'antica, preferisco conoscere dal vivo piuttosto che nascondermi dietro un PC. Sì, è vero. Penso che una cosa simile l'abbia risposto anche lui, quindi sì. Molto naturale, una cosa che alla fine dici quello che pensi tranquillamente e quello che poi è. Sì. Quindi una conoscenza mentre, naturale. Michi, nei sì. Pro, secondo te, di giorno, nei pro? Cioè, nelle cose dei vantaggi, le cose positive? Ecco, di giorno?
Questa forse è una ottima, che praticamente di giorno le puoi trovare anche da sole, magari che tornano a casa dal lavoro, quindi magari non ci sono amiche che te le possono portare via, quindi magari tu sei da solo, senza una spalla, e puoi gestire una conoscenza uno Sì. a uno, face to Sì. face. Io lo metterei anche come pro questo. Sì. Metterei anche un altro contro, diciamo, per la situazione in cui ci troviamo, c'è anche il discorso, ho notato mascherine, diciamo che magari quelle che indossano la mascherina sono quelle magari un po' più spaventate già dal contatto fisico, dalle conoscenze nuove, quindi già sono più chiuse già di loro di carattere. Invece magari adesso che comunque siamo quasi ad agosto, ci sono anche quelle che non la portano di giorno tranquillamente, quelle sono ragazze più Ti aperte. dico, guarda, io non ho mai, neanche all'inizio della riapertura, non ho mai riscontrato un problema al discorso mascherine nei master, non so te. Io, beh, nel caso Nei mio corsi che hai specialmente, fatto. forse dipende anche dal grado di bravura. Come dicevo, magari io non mi trovo tanto bene di giorno, quindi magari serve quel pizzico di bravura in più, magari Sì. con la mascherina a farle aprire. A me è successo anche Assolutamente. l'altro giorno, una con la mascherina approcciata, mi ha detto il nome, ci siamo presentati, poi non so se doveva vedere il fidanzato così. L'ho vista poi dandosi la mano, dopo col gel si stava a disinfettare le mani. Quindi quando è così è difficile. Poi certo, se sei Steve è diverso, No, però con me è serve un così. grado di bravura No, 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 no. elevato. Dici Ma no? guarda, io ti dico, cioè, i ragazzi che trovano difficoltà e hanno davanti la ragazza che è fidanzata e quindi prende e se ne va, io dico sempre, ragazzi, guardate che se ne sarebbe andata anche con me. Cioè, non è che... comunque, pro di giorno io ci metto anche il fatto che, specie con questi capelli se ne sarebbe andata. Stanno crescendo, purtroppo non riesco più a pettinarmi. A me non è che sono cresciuto Quello tanto. giusto. Perdonami, ho girato la piaga. Però c'è anche, secondo me, un discorso di non lo fa nessuno, quindi tu ti vai a differenziare. Quello è vero. E forse per questo alcune hanno meno, diciamo, difese, Sì. diciamo, alzate, non se l'aspettano, quindi magari non sono sul chi va là, quindi magari sono più Assolutamente. rilassate. Eppure alcune magari sono un po' spaventate perché in effetti non gestiscono la situazione perché è nuova per loro, proprio perché non la Assolutamente. sanno gestire, si trovano davanti che vuoi conoscerle, magari non sanno anche nemmeno che cosa dire a volte. E adesso passiamo alla parte di notte. Partiamo dalla parte positiva. Di pro, Ecco. cosa hai riscontrato, visto che sei ghiotto della parte di Allora, notte? sì, sono ghiotto di notte. Allora, praticamente fammi pensare. I Pro, pro. pro. Allora, sì, allora, i pro sono più aperte. La sera sono più Ok. aperte. Non indossano la mascherina, che sai, il trucco, si truccano, si Sì. sistemano per bene. Quindi questo le fa aprire, sono più socievoli. Ok, pro più socievoli. Per come ho visto io, le mie esperienze, quello si nota molto la sera. Sì, sono assolutamente d'accordo e se volessimo metterci un altro vantaggio del, diciamo, diventare bravi di sera, cosa ci metteresti oltre al fatto che sono socievoli? Allora, di diventare bravo la sera, No, 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 un altro pro che tu un metteresti sul altro discorso notte, sì. pro. Un altro. Oddio, Si è Steve? scappato, sì, eccoci, sì, no, ci Non sono, c'è più. mi si è scappato, mi si è È scappato, mi andato via il senti? Mi segnale. senti? Mi vedi? Sì, ti Ok, vedo, mi senti? Ti perfetto. stavo dicendo, è caduta la linea. Comunque, ti stavo dicendo, Un come altro pro, però, secondo me io ci metterei tipo... Anche il fatto che, sai, di sera puoi rischiare di più, puoi spingerti di più, oltre, tra virgolette, anche magari con, insomma, un tensione isolamento, sessuale, isolamento, tensione sessuale, bacio. esatto. Sì, di giorno magari un bacio di giorno in effetti è più È tosta, è difficile. tosta, è tosta. È dura, dura, sì. Invece la sera poi magari prima microisolarle, cambiare location, poi tentare il bacio dopo Sì. il Come contatto fisico. Quello sì. contro? Come contro metterei il fatto che sono in gruppo,
e che quindi se sei da solo può essere anche uno svantaggio, specialmente se sono in due le ragazze, perché l'amica non rimane da sola, potrebbero esserci anche gruppi misti, quindi gruppi grandi con ragazzi, d'accordo, che magari amici gelosi che se la possono portare via. Ne parlavamo oggi con Manuel, che potrebbero anche alcuni amici che potrebbero fingersi fidanzati per portarsele via. Sì, nella parte generale. Quindi lui ci ha spiegato. Michi, ci metto anche il fatto che di sera, come contro, se lo aspettano. Cioè, a differenza di giorno, che non si aspettano, comunque giochi sull'effetto sorpresa, di sera si aspettano che qualcuno arriverà lì, marcio, e proverà... È vero, se lo aspettano, si aspettano però quello marcio, quindi magari se uno riesce a differenziarsi... Sì. Diciamo, lì poi sono ben accette, magari... Non si aspettano di venire approcciati la sera, però magari si aspettano il classico sei bellissima e voglio conoscerti, quindi frasi marcio o l'ubriacone. Quando invece magari tu vai con una frase, magari un'opinione che magari le può interessare, io poi vado molto ghiotto di opinioni perché hai dibattito anche tra le ragazze e spesso magari trovo due amiche con opinioni diverse. Allora lì chiedo il perché, come mai due amiche hanno opinioni diverse. Sì. E quindi proprio per questo motivo lì non sono più coinvolte nella conversazione, perché non è un approccio marcio. Sì, assolutamente. Michi, io so che devi finire il master, giusto? Devi tornare al master. Ti mollo, io ti ringrazio un sacco. E ci vediamo a Jesolo. Ci vediamo a Jesolo da un paio di settimane, sì. Ci vediamo a Jesolo, dai, bello caldo, bello liquido. A presto. Grazie, Steve. Michi. Ciao. Ciao, a presto.